Ho incontrato ragazzi meravigliosi, docenti molto motivati, investiamo risorse importanti, portiamo nelle scuole della Calabria nuovi insegnanti, personale ATA, nuove forme di didattica. È un momento, quello di Agenda Sud, un momento per segnare una svolta nelle politiche governative per il Mezzogiorno e in particolare per la Calabria dove investiamo risorse veramente importanti. Ecco. La scuola è un presidio di legalità e anche è importante che noi apriamo le scuole al territorio, prolunghiamo il tempo scuola, cercheremo di realizzare un tempo pieno soprattutto in quelle realtà più critiche. Metteremo a disposizione anche INVALSI e INDIRE per supportare la didattica dei docenti che saranno formati anche per affrontare queste nuove sfide didattiche, laboratori, palestre, teatro all'interno della scuola, soldi per pagare le attività di potenziamento extracurricolare svolte dai docenti. E anche azioni di supporto sociale e psicologico per portare i ragazzi a scuola, perché bisogna partire da lì, cioè portare i ragazzi a scuola, far sì che rimangano a scuola e offrire potenziamento didattico per vincere quella grande sfida che significa riunire l'Italia. Siamo qui a commemorare comunque il pioniere Vincenzo Pugliano. In questa giornata che ogni anno ricorre appunto questo ricordo per colui che ha comunque dato la vita per rendere appunto giustizia appunto durante dei fatti storici che purtroppo hanno causato diversi danni. Sì, come dicevo nell'omelia, io ero bambino quando sono successi questi episodi. Certo, hanno lasciato anche il segno nella nostra Calabria, nelle nostre province, perché tante persone hanno dato la vita, sia dell'ordine pubblico, sia anche civili, che sono stati coinvolti in questi tafferugli. E quindi fare memoria di una persona che ha avuto il coraggio, ha avuto la fermezza, ha avuto la capacità di, proprio per amore dell'ordine, per amore della tutela, di tutelare i cittadini e la giustizia, ecco, andare a consegnare la sua vita. Il mio ricordo vivo che ogni anno Sì, è un ricordo vivo che ogni anno, ormai da anni, da quanti anni che sì, si, è da parecchi da parecchi anni che si vive questo ricordo in memoria e quindi sicuramente ancora negli anni continuerà ad essere celebrato questo momento. Allora, io sono Aldo Curigliano, sono il figlio di Vincenzo, mio padre che oggi è stato, grazie alla Polizia di Stato, celebrato in questo memoriale che da qualche anno si fa regolarmente. Io ho pochi ricordi perché quando è successo il fatto ero un ragazzino, avevo appena 12 anni, quindi quello che ricordo sono sì, le manifestazioni che sono state in città e anche l'altra vittima che
della Polizia di Stato che c'è stata dopo. Quindi queste due vittime sono state quelle che hanno subito questi scontri della città. La causa la sappiamo tutti, può essere una causa, diciamo, nobile, però non ho a tal punto di poter portare delle vittime a distruggere delle famiglie. Soprattutto queste due vittime della polizia, che erano lì non per loro iniziativa, ma per contribuire all'ordine pubblico della città, dello Stato. Erano al servizio dello Stato. Mio padre, infatti, ogni volta che andava diceva: io so che vado, ma non so se torno. Però vado perché è giusto che il mio impegno, il mio servizio per la collettività. E questo, infatti, infatti, quando mio padre andava in servizio era sempre una tragedia per noi. Però, sentendo queste parole, ci dava un senso di pace, di tranquillità, perché sapevo che mio padre faceva qualcosa di buono nella società. E poi, quando è successo il fatto, giustamente, come potete immaginare, è stata una tragedia interiore, che tuttora, a distanza di anni, si vive, non si dimentica. Questo. Quindi il ricordo di mio padre, che da un po' di tempo la polizia fa, è anche per me motivo di orgoglio, motivo di serenità. E io ringrazio, infatti, ogni anno sia il questore, ma tutta la Polizia di Stato, non solo regionale, non solo, ma anche nazionale, perché si fa qui a Vibo perché mio padre era nativo di questa zona, anche se ha prestato servizio a Reggio Calabria, ma tutta la Polizia di Stato a livello nazionale. Il mio grazie dal profondo del cuore per questo impegno che ogni anno il questore, il capo della Polizia di Stato, che mi manda sempre il telegramma, che significa che c'è un ricordo che in tutta la sua famiglia, perché mio padre considerava la polizia come una famiglia, non come un posto di lavoro semplice, ma ecco, la famiglia della Polizia di Stato. Calabria sta cambiando rotta, sì, anche per quanto riguarda le rotte aeree, mi riferisco proprio agli aeroporti che devono collegare la Calabria ad altre città italiane ed europee. In tutta Italia ci si preoccupa del fatto che le principali compagnie vogliano ridurre il numero dei voli. In Calabria abbiamo fatto una manifestazione di interesse qualche settimana fa chiedendo alle compagnie aeree se volessero volare in Calabria. L'abbiamo preparata bene, io sono andato a Bruxelles, ho parlato più volte con i vertici delle compagnie aeree. Beh, è servito a qualcosa, perché abbiamo una buona notizia. Ryanair, all'esito della manifestazione di interesse che abbiamo prodotto, ha annunciato che è disponibile a fare 12 nuove rotte dalla Calabria verso città europee ed italiane. Precisamente 7 rotte internazionali, 5 rotte nazionali, 8 solo dall'aeroporto di Reggio. Ve le ricordate le polemiche a Reggio? Quando mi sono insediato, l'aeroporto di Reggio era praticamente chiuso, non c'era nemmeno il volo per Roma. Ho fatto mettere il volo per Roma e oggi stiamo rilanciando tutti gli aeroporti, anche quello di Reggio. Ha risposto alla manifestazione di interesse anche EasyJet. EasyJet propone 4 rotte internazionali dalla Calabria verso altrettante città europee. Ecco, è una buona notizia, certo. Ora dobbiamo essere bravi a fare tutti gli altri adempimenti amministrativi occorrenti, quindi il bando, e farlo velocemente, perché queste rotte devono essere programmate dalle compagnie aeree entro fine ottobre per poter essere attive da aprile dell'anno prossimo. Però io confido nel fatto che ce la faremo, perché con lavoro, con determinazione, con impegno, la Calabria, anche per quanto riguarda gli aeroporti, cambia rotta.
Il Comune di Soverato e la sua amministrazione, come sempre, applicano la politica della trasparenza di quello che viene definito il Palazzo di Vetro. Stasera siamo venuti a disturbare l'assessore Francesco Matozzo, assessore alla transizione ecologica, perché nella Pineta del Corvo sta accadendo qualcosa. E allora diciamo ai cittadini cosa sta accadendo. Sì, sì, diciamo che oltre alle tante parole che si sono fatte, ovviamente è giusto conoscere per bene i fatti. Già pubblicamente il sindaco è riuscito con il progetto che era stato approvato dalla Regione Calabria per tutto il procedimento della Pineta. Io lo rispiegherò in maniera molto diciamo breve, sommaria, per far capire di più quello che è stato fatto. La Pineta era una pineta in sofferenza, sia da un punto di vista di troppi alberi, sia da un punto di vista perché in pratica in alcuni punti della pineta si era creato questo insetto, questa malattia. Non è stato fatto altro che, in pratica, secondo le linee guida della Regione Calabria, presentare un progetto di diradamento e quindi anche di intervento fisiopatologico all'interno della pineta. Questo ha fatto sì che, presentando questo progetto alla Regione Calabria, secondo i canoni della Regione Calabria, ha dato il parere favorevole per poter procedere alla sistemazione della pineta, perché abbiamo intenzione come amministrazione di rendere una pineta molto più fruibile, rigenerarlo come parco urbano. E questo ha fatto sì che si è iniziato con andare a eliminare gli alberi malati all'interno di quelle zone dove sono cadute, quindi dove si è propagata questa malattia, e diciamo si è portato questo intervento e sono stati tolti tutti quegli alberi, sono stati ceppati, per poi passare a una il terreno verrà disinfettato per poi una ricostituzione boschiva, quindi quello che si è tolto verrà rimesso secondo le linee guida della Regione Calabria. Non si è inventato niente il Comune, deve seguire per forza le linee guida della Regione Calabria e quindi del settore della forestazione. C'è anche, quindi sì, chiedo scusa. Sì. Sentirò, quindi si è seguito un criterio, perché in questi campi ci sono aspetti molto tecnici, perché mi diceva l'assessore è come se una stanza di 10 metri quadrati ci mettessimo in 300, alla fine c'è il rischio di distruggere gli alberi. Sì, allora assolutamente, questo è il secondo passaggio, questo secondo passaggio è il passaggio del diradamento che è stato fatto pure all'interno della pineta, e l'esempio che faceva pure Giorgio, che avevo già spiegato, è come se in questa stanza di 10 metri quadrati fossimo 300 persone, ovviamente non riusciremmo a respirare, moriremmo. La stessa cosa stava avvenendo all'interno della pineta, perché era una pineta molto folta, quindi si è passata al diradamento di alcuni alberi, perché l'albero più forte prende il sopravvento sull'albero più debole. E la stessa Regione Calabria aveva già sollevato il problema nel 2020, io ancora non ero assessore, nel 2020, dicendo che questa pineta aveva bisogno di un diradamento perché non c'era passaggio né di luce e né di aria. Quindi il progetto è stato fatto un progetto unico, però riguarda due interventi particolari, che sarebbe il diradamento e poi sarebbe questo, diciamo, da come ovviamente dice anche il progetto che ha approvato la Regione Calabria, proprio dice così: interventi di tutela fisiopatologica e ricostituzione boschiva in località Corvo. Quindi l'intervento di fisiopatologico è stato proprio quello là, dove sono stati tolti questi alberi dove c'era questa malattia, si può vedere ad occhio nudo, voglio dire, il problema che c'è all'interno della pineta, che sono due aree, uno più piccolo e uno più grande, dove in pratica gli alberi morivano letteralmente, si indurivano e morivano. Quindi lì sono stati tolti gli alberi. Adesso il secondo passaggio, saranno tolte le ceppaglie, verrà disinfettato il terreno. Questo terreno disinfettato dovrà rimanere qualche mese, perché ovviamente si deve disinfettare per bene, quindi verrà rimosso. Dopodiché ci sarà una ricostituzione boschiva, verranno rimpiantati ciò che la Regione Calabria ci dice che possiamo piantare. Ovviamente, giustamente, essendo un albero e una pineta fatto di pini, verranno rimessi nuovamente dei pini. Una volta che verrà fatto questo, ovviamente questi pini che verranno rimpiantati saranno coperti da delle griglie particolari, in modo che gli animali, in modo che anche qualche persona che purtroppo è da constatare in questa pineta non ne fanno un uso appropriato, ma ne fanno un uso non idoneo a quello che dovrebbe essere la pineta, è giusto, voglio dire, preservare questi pini che verranno rimpiantati. Il processo di diradamento è stato pure fatto, dopodiché ne ho sentite tantissime, Giorgio, perdonami, ne ho sentite di parcheggi, ho sentito di zone, non so di che cosa, assolutamente niente.
Quello che doveva essere fatto alla Pineta è stato fatto, ancora saranno ultimati, ovviamente i lavori sono in corso d'opera, il più è stato fatto, adesso si passerà alla verrà disinfettato questo terreno e ripiantumati questi nuovi alberi. Una quantità abbastanza consistente, si parla forse di circa 800 piantine, quindi voglio dire l'intenzione del Comune di Soverato è quello di rendere molto più fruibile questa pineta che da tantissimi anni aveva questa problematica e finalmente seguendo ovviamente la parte burocratica che riguarda anche la regione, che non è stata per niente facile, non è stata per niente breve, anche perché 2020 e poi 2021 in pieno Covid gli uffici regionali con lo smart working a roba varia giustamente avevano un pochettino di lavoro arretrato, quindi è stato un lavoro rallentato da questo punto di vista, ma noi siamo stati molto tenaci, ci siamo andati avanti, abbiamo cercato di portare a termine questa nostra opera che ovviamente ci teniamo ed è a cuore della città di Soverato. 23 i gol messi a segno nel primo turno infrasettimanale, riposa la Cireale, Reggio Calabria, Lamezia Terme inserita tra i match da recuperare della terza giornata. Base al comando nel girone I, solitaria e a punteggio pieno la Vibonese di Antonio Boucher. Un gol per tempo al Ragusa che paga le palle inattive, la spizzata vincente di Baldan al quarto d'ora e nella ripresa in mischia il tocco vincente di Furina. Altra goleada, quella del Trapani al Mimmo Rende di Castrovillari. Apre le danze Mauro Bollino, poi sale in cattedra Andrea Cocco, autore di una doppietta, prima su punizione, poi di giustezza sul primo palo. Nei secondi 45 di gioco il Trapani cala la cinquina con Samaché e Cangemi. C'è gloria anche per il portiere Huikai che neutralizza un calcio di rigore mantenendo inviolata la propria porta. Imbattuta la squadra di Alfio Torrisi che domenica al provinciale di Trapani riceve la Vibonese per il piatto forte della quarta giornata. Punteggio tennistico nella vittoria del Siracusa sul campo della San Cataldese, ma storia nel match del Valentino Mazzola con gli Aretusei che sul velluto vanno a segno nel primo tempo con Sena e Alma. Nella ripresa allungano il conto con Maggio ancora con Alma, Russotto e Limonelli. La rete della bandiera verde amaranto è ad opera di Zerbo. Siracusa, che a 7 punti occupa la seconda piazza, assieme a Licata, che al Saraceno di Ravanusa passa in vantaggio con il solito Mina Cori, ma deve fare i conti con il Canicattì, Coriascio e Maidomo, che agguanta il pari con Tedesco. Soffre un tempo, ma la distanza la spunta l'Acragas tra le mura amiche contro il Città di Sant'Agata. Nella ripresa vale 3 punti la rete del giovane, classe 2004, Andrea Di Mauro. Vince e convince il Real Casalnuovo, le reti di Bonavita e Pinna ipotecano il conto dopo un tempo, altra rete di pregevole fattura, quella di Piga, per la Gioiese l'unica gioia, porta la firma di Baumwall Spinner. Senza reti la sfida tutta giallo-rossa tra Nuova Egea Virtus e San Luca. Chiudiamo allora la nostra ricca goal collection con il successo del Portici sul campo dell'Ocri. La doppietta di Maione decide il blitz dei campani che firmano la prima vittoria stagionale. Prendiamo fiato, la Serie D ritorna nel weekend per le emozioni della quarta giornata. La nostra goal collection vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Il bel paese è la destinazione di viaggio preferita dal 69% degli italiani per le vacanze estive del 2023. Lo rileva il Touring Club italiano, secondo cui chi ha scelto l'estero ha viaggiato soprattutto in Europa, mentre il 2% ha optato per le Americhe, l'1,5% per Africa, Medio Oriente e una quota analoga per Asia-Pacifico. Rispetto alla ricerca di giugno sulle intenzioni di viaggio, in cui il 66% della community aveva dichiarato che sarebbe restato in Italia, la quota effettiva delle vacanze domestiche è stata superiore di 3 punti percentuali. Scendendo nel dettaglio, le regioni più frequentate sono state Trentino Alto Adige, Puglia, Sardegna e Toscana. Si conferma nell'estate 2023 un certo interesse per le vacanze di breve raggio. Il 37% afferma di aver trascorso le vacanze all'interno della regione di residenza oppure in una limitrofa. All'estero, pur con numeri più contenuti, il paese più scelto è stato la Francia, che precede la Grecia, seguita da Spagna e Germania, che supera la Croazia. Se si guarda la tipologia di vacanza, quella sole e mare è la preferita anche nell'estate 2023 e presenta dati ancora superiori, seppur di poco, rispetto al periodo pre-pandemia. Al secondo posto tra le tipologie di viaggio c'è la montagna, in lieve crescita rispetto al 2022 e tuttora al di sopra delle percentuali del 2019.
Con una quota analoga continua il recupero dei viaggi itineranti in auto, moto e camper, anche se non sono tornati ai livelli pre-pandemia. Si conferma, almeno rispetto ai dati pre-Covid, una certa rilevanza dei borghi e dell'entroterra e l'ulteriore recupero delle città d'arte che non si sono riallineate però ai dati 2019. Per quanto riguarda la scelta delle destinazioni, si registra un'ampia quota di persone che sono già state almeno una volta nelle mete dell'estate 2023. Nei primi 7 mesi del 2023 sono stati erogati alle famiglie assegni per 10,4 miliardi, che si aggiungono ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza dello scorso anno. Lo rende noto l'INPS, che ha pubblicato i dati dell'Osservatorio Statistico sull'assegno unico universale. Sono oltre 6 milioni e 200 mila i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel periodo, per un totale di 9 milioni e 735 mila figli. L'importo base dell'assegno per ciascun figlio minore, in assenza di maggiorazioni, nel 2023 va da un minimo di 54,10 euro in assenza di ISEE o con un ISEE pari o superiore a 43.240 euro a un massimo di 189,20 euro per ISEE fino a 16.215 euro. A luglio l'assegno medio ricevuto per le famiglie con un figlio è di 139 euro, di 305 per i nuclei con due figli e di 684 euro per quelli con tre. Con sei figli si sono ricevuti una media di 1.811 euro. Nelle famiglie che ricevono il reddito di cittadinanza hanno avuto l'integrazione quasi 292.000 nuclei per 490.355 figli. Cresce il consumo di gelato in Italia e nel mondo, è quanto rileva l'osservatorio SIGEP, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianale di IEG. Nel nord Italia si stima una crescita dell'8%, nel centro più 12% e nel sud, isole comprese, una media tra il 16% e il 20%. I consumi aumentano nelle città d'arte, dove il turismo estero ha fatto da traino. Roma, Firenze, Napoli, Milano, Bologna, Torino, Venezia e Palermo. In tutte le regioni trionfano i sorbetti con frutti italiani ed esotici e l'aggiunta di spezie. Molto bene sono andati brioche e maritozzi col gelato, per merende gustose. Nel takeaway e street food primeggiano granita siciliana con frutta fresca, caffè e mandorla. Anche all'estero il gelato artigianale all'italiana ha forte presa. In Australia è molto apprezzato soprattutto dal grande pubblico asiatico e nelle zone più turistiche. La clientela assaggia volentieri i gusti a edizione limitata. In Argentina il gelato artigianale fa parte della cultura, come la carne, il vino, il tango. Il consumo annuo pro capite è oggi di 7 kg e si contano circa 3.500 gelaterie artigianali su tutto il territorio nazionale. Tra i gusti preferiti, cioccolato con mandorle, zabaglione, dulce de leche e frutti rossi.